Mi permetto di farvi presente com'era più o meno la zona di quasi tutta la Ciociaria antiquera. I ciociari soprattutto abitavano quasi il 90% dentro certe capanne che si chiamavano bagliaroni. Costruite queste casette, come qua la famiglia Fontana, abitavano qua grosse famiglie, 6-7 figli, facevano ogni figlio una cameretta fatta con terra bagnata, impastata con quanto si fa il pane. Ci mischiavano insieme della paglia, facevano tanto pomaterra si chiamavano, con dei paletti già fissati con un po' di terra profondo, ficcati per terra. Mettevano, ingiutavano un po' di carne, poi queste pomaterle ce le mettevano in modo che si tenevano. Aderivano bene con questa canna. Dopo qualche giorno, sto potere si seccavano e si grattavano, addirittura ci entravano, come mi è successo a me, ci entravano i gatti, però nessuno cercava di riparare, bastava rimpastare un po' di terra, si poteva ricostruire quasi tutto. Comunque, questa era un'intelligenza. Oh, questa era la maggior parte delle famiglie, soprattutto contadini. Una casa qua da sopra, a Castante, diciamo, via Marcone, fino giù alle Fontanelle, è stata qui la prima casa un po' civile, è stata fatta dai Turiziani, si uccide qui il nonno, dove sta Gino, e dove stava mio nonno, era nel camerone grosso, che erano tutte famiglie numerose, si è sposata mamma, la mamma di Gino, insomma, si viveva in una maniera, meglio non so che. Però c'era una casa fatta come qua, c'era dove sta questa abitazione, c'era una camera soltanto di muro, ma spesso 80 centimetri, e a fianco erano tutte paglianelle fatte di terra e carne. Le famiglie vedevano dentro 7, 8, 10 persone dentro una cameretta di questa, non c'era bagno, non c'era niente, tutto una. Oh, quindi, era semplice e facile quando si doveva sposare un figlio. La prima cosa, noi ci facciamo a Pagliarello. Io e mia moglie, siccome sono pezzettini di terra, non c'era nessuna possibilità di poterci portare del materiale edile. E allora, una volta, la sera, ammassavamo questo pomodoro e ci siamo fatti un paio di camerette, cucina, camera da letto, e l'ho messo del bandone sopra, coperto per bene. Ci ammazzavamo anche il maiale, ci facevamo salsicce. È una casa rurale, insomma, fatta, ma con poco tempo si faceva. Io e mia moglie che eravamo del mestiere, però con un po' di fantasia, un po' di volontà, un desiderio. Vabbè, era molto, mi piaceva tanto di fare le cose. Le persone erano molto più amici di oggi. Quando si andavano a. Passavano soprattutto al nonno di Magliocchetti Gine, si chiamava Francesco. La maggior parte dei lavoratori abitavano dentro il paese. La sera, a una certa ora, rientravano dalla campagna e la prima tappa la facevano da zio Francesco Magliocchetti. Buonasera! Oh, cara, mannaggia la vita, fate un bicchiere di vino! Oh, magari la mandi una scippata da perché. Quindi la seconda tappa buona era in cima al padre, a mia madre Patina. Non passava uno se non ci offriva il piastro pronto. Adesso, ma a parte non abbiamo più bisogno, perché sta tutto bene. Però c'è una cattiveria oggi.